l'hai scritto? L'hai mandato al banco? E Carlo è andato da voi? Sta tranquilla, mamma. Si spera che fra poco ci sarà un'amnistia e che almeno venga ridotta la pena. Gli anni da scontare da 20 diventeranno 12 o anche meno. Lo rivedrai tornare a casa. Ora devi pensare solo a guarire. Non me lo so immaginare con capelli bianchi e senza denti, come un vecchio. Perché un uomo non è vecchio quando ha appena 40 anni. Mi sono svegliata di soprassalto. Allora ho pianto. Che ho capito che non lo rivedrò più. Sta tranquilla, mamma. Ora devi pensare soltanto a dormire. Vuoi che ti prepari un po' di semolino? Non ho fame. Vivacissimo. Ma a 18 mesi gli si formò una specie di gonfiore sulla colonna vertebrale. Mamma pensò che fosse caduto dalle braccia di Maria, che ci aiutava in casa. E papà lo portò prima a Oristano e poi a Gaeta per farlo vedere la specialista. E al terzo giorno il medico scrollò il capo. Fu così che ordinarono la piccola bara bianca. E fu così che, mentre papà era ozieri per i funerali del fratello, qualcuno ne approfittò. Inviarono un'ispezione nell'ufficio da qui diretto e rilevarono un certo disordine amministrativo, così aprirono un'inchiesta. Mancavano pochi spiccioli dalla cassa, ma nonostante la circostanza di lieve danno e valore, papà fu arrestato e fu condannato a 5 anni, 4 mesi e 22 giorni e fu mandato al carcere di Gaeta. Saremo capaci di fare ciò che ha fatto la mamma 35 anni fa. Di porsi, lei sola, povera donna, contro una terribile bufera e di salvare 7 figli. Certo, la sua vita è stata esemplare per noi. A volte zia Grazia si arrabbiava. Peppina, non puoi continuare così. Ma perché non scrivi a tua suocera? Io credo che se ha un briciolo di cuore ti darà una mano. Cicillo è suo figlio. No! Cicillo è mio marito ed è il padre dei miei bambini. Io non chiedo aiuto a nessuno. Mamma non aveva dimenticato che nonna la considerava di un rango inferiore a papà. E per questo non le chiese mai niente, né per sé, né per tutti noi. Nino? Nino, dormi? No, non riesco a dormire. Mi fa male tutto il corpo. Stamattina al catasto mi hanno fatto spostare dei volumi pesanti, erano più grandi di me. Nino, forse domani arriva la carrozza e quella con i 2 cavalli bianchi e i 2 cavalli neri. Non dirlo a mamma che sto male, non dirglielo che sono ancora sveglio. Va bene. Buonanotte. E noi lo guardavamo mangiare tutte quelle cose buone. Però nessuno di noi protestava perché avevamo capito che per Nino ci volevano cure e attenzioni particolari. Era un po' egoista il signor Nino. Fare sì che Nino proseguisse gli studi. La mamma lo volle con tutte le sue forze e
ci riuscì, sempre, anche a costo di sacrifici imposti agli altri suoi figli. Io avevo 4 anni quando papà fu condannato e questo ha segnato tutta la mia infanzia. Non c'erano più le sue ginocchia accoglienti, la sua barba bionda da carezzare. Dove è andato papà? Io e Carlo, che eravamo i più piccoli, ce ne stavamo per ore seduti sul gradino della porta dell'orto, tenuti per mano, in silenzio, dimenticati da tutti, che avevano mille altre cose più importanti da fare. Emma e Grazietta mi aiutano, provo a farne una. E allora frugavamo per tutti i cassetti di casa alla ricerca di piccoli mottoli di cena. Io li rimpastavo attorno a un cordone attorcigliato come stoppino ed ecco qui una bella candela da portare su al nino. E lui mi abbracciava forte, forte per ringraziarmi. Nino era intelligente. Mamma ce lo ripeteva sempre. E anche le candele erano importanti. Perché al buio non si può né leggere né scrivere. Dopo il ginnasio a Sant'Ursurgio, Nino andò al liceo a Cagliari, al Dettori, e quelli furono 3 anni di indicibili sacrifici per lui e per noi che eravamo rimasti a Ghilarza. Il 26 febbraio gli studenti di secondo e terzo anno di liceo faranno una gita a Guspini per visitare le miniere di Montevecchio. E quindi dovrò andarci anch'io. E sono proprio indecente con questa giacca che ha già 2 anni ed è spelacchiata e lucida. Perciò tu mandami una lettera presso qualche sartoria perché mi possa fare il vestito a tuo carico. Oggi non sono andato a scuola perché mi sono dovuto risuolare le scarpe. Questo carnevale non sono uscito un momento di casa. Accucciato in un angolo, imbronciato, tanto che Nannaro credeva che fossi malato. Per il vestito non mi hai più scritto nulla. Ed io che quando sono andato a Ghilarza per Pasqua ero indecente, come hai detto tu stesso. Per non farmi vergognare non sono uscito di casa per 10 giorni interi. Allora ero indecente. Adesso che è passato un altro mese e mezzo non sono più indecente, ma sudicio e stracciato. Se il preside mi manda il bidello a casa, gli dico chiaramente che non vado a scuola perché non ho un vestito pulito da poter mettere. Possibile si possa arrivare a tal punto di noncuranza e di indifferenza? So che soffro e sento solo. Proprio solo. Carissimo papà. Solamente ieri alle 8 di sera ho ricevuto da Simagis con 7 giorni di ritardo una tua lettera con alcuni documenti, però ce ne mancano ancora. Come ti scrissi in una mia lettera di avantieri, in un momento in cui mi trovavo in una crisi terribile, tanto che la sera mi sono venute una specie di convulsioni. Ora un medico mi ha fatto non so che mistura e sono un po' spossato. Riposati e lascia stare il libro per un po'. Si riprese e a settembre riacquistò forza e volontà. Mamma gli preparò la valigia con la biancheria pulita, un paio di pantaloni di cambio. E poi prese il suo scialle, lo piegò e mise nella valigia anche quello. Prendilo, avvolgilo bene intorno alle spalle, è come nuovo. Ti aiuterà a vincere il freddo. Mentre se fossi rimasto un altro mese qui, questo non ti sarebbe successo, perché le 200 lire che ti avevi preso dal notaio ti sarebbero servite per il mese che saresti rimasto fuori dal collegio. Se non avevi avuto queste seccature,
Ti ricordi il nostro proverbio? Che va il suo gusto su, ora che Thanos è defluso, quando non è nemmeno. 1924. Che anno! Nino si era sposato e in quello stesso anno fu eletto alla Camera dei Deputati e nacque il suo primo figlio. Ma è proprio una russa dove va a sposare. Papà. Sì, ma parla molto bene l'italiano. Grazietta. Deve essere molto sensibile perché è una musicista. Qualche tempo dopo ci arrivò anche qualche sua foto e vedemmo che Giulia era molto bella. Quelli delle lezioni di Nino a deputato furono per mamma giorni indimenticabili. La ripagarono di tutti i sacrifici e privazioni. Eufrani! Eufrani! Eufrani, Peppina Magia, sa? Eufrani! Diceva papà, un salto un po' storpiato. Ma anche lui era molto fiero dei successi di suo figlio. Con una certa aria di importanza aprivano la porta a tutti quelli che venivano a trovare Nino, la gente più in vista del paese. Per anni non ci avevano degnati di un saluto. Beh, d'altronde 2 anni prima c'era stata la marcia su Roma. E infatti Nino era tornato in Italia solo dopo la sua elezione a deputato, ma era sempre sorvegliato dalla polizia. E poi tutto precipitò. Regina Celi. Non parliamo del con papà. Per il momento non ti diciamo niente, va bene? Soffrirebbe troppo. Mamma, non farti sopraffare dal dolore, ti prego. Pensa a Nino. Pensa a Nino. A quando da bambino ti sorrideva felice. Mamma, mamma! Come sei brava a imitare il suono del tamburo sul tavolo? Mamma, mamma! Ho trovato un riccio nella campagna di Bruare. Lo farò crescere nel nostro giardino. Mamma, mamma! La signora Mazzacuracchi mi ha regalato tutti i libri del suo bambino. C'è anche Robinson Crusoe. La detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. E perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta, perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato. Ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura. E i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomo. 4 giugno 1928, il processo e la condanna. 20 anni, 4 mesi, 5 giorni. Ti è andato a trovarlo? Sta tranquilla, mamma, sta tranquilla. Si spera che fra poco ci sarà un'amnistia e che a Nino venga ridotta la pena. Gli anni da scontare da 20 diventeranno 12 o anche 20. Adesso devi pensare solo a guarire. Non me lo sai immaginare. Capelli bianchi e senza denti. Come un vecchio. Che non è vecchio. Un uomo di appena 40 anni. Ma comunque ho capito.
cucina, mamma, dai. Mangia un po' di segolino. Uno fragù. Vuoi che ti prepari la minestra col cazzao? Il Finanzella ti ha portato un piatto proprio stamattina. Resta qui tu. Falla preparare a Grazietta. Mamma. Peppina Marcinas. Muore. Ed io per altri 4 anni continuai a preparare pacchi con pernici sott'olio.